Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento con il Biancherosso TV Sport. Scorre il tempo, stiamo arrivando alla data fatidica nella quale conosceremo a chi Antonio De Caro, sindaco di Bari, affiderà le sorti del Bari. Ricordo che entro il 27 si possono presentare le manifestazioni di interesse. Ci sono alcune indiscrezioni sulle quali ci soffermeremo tra poco, però davvero non ci facciamo mancare nulla. Ogni giorno leggiamo cose nuove, cose che anche ci fanno piuttosto male. Tra poco vi faremo vedere la rassegna stampa, così commenteremo i fatti pubblicati dai quotidiani oggi in edicola. Intanto vi presento i miei ospiti, innanzitutto Marcello Chiricallo, che è il responsabile del NIC Calcio. Ciao Marcello. Buonasera. Perché dobbiamo parlare con te del settore giovanile, di giovani, perché in effetti sta accadendo anche un'altra cosa, direi, piuttosto evidente. Credo che una quarantina di calciatori, in un modo o nell'altro, stiano trovando collocazione altrove, perché nel momento in cui finisce il Bari, finisce anche il suo settore giovanile. E indubbiamente molte società hanno puntato gli occhi anche sui ragazzi che vestivano la maglia biancorossa. C'è già chi si è accasato, c'è addirittura il caso di qualcuno che è finito al Milan. Vedevo le fotografie di Cellammare nei giorni scorsi, e quelle di c'è anche Signorile, credo che sia finito al Sì. Milan. Altri che vanno, diciamo, in Puglia, restano in Puglia, ma che hanno fatto questa scelta. Perché? Perché sostanzialmente, se il Bari, come molto probabile, si iscriverà al campionato di Serie D, avrebbe diritto a giocare nei campionati regionali, allievi regionali e giovanissimi regionali. Però adesso affrontiamo questo tema. In rappresentanza della tifoseria c'è invece Alessandro Di Bisceglie. Ciao Alessandro, e ben Ciao, trovato. buonasera a tutti. Allora, da cosa vogliamo cominciare? Dal settore giovanile o dalle verità nascoste di Giancaspro? Questo è il titolo, leggo il titolo della Gazzetta del Mezzogiorno. Vogliamo vedere un po' il titolo della Gazzetta, perché si parla di un interrogatorio reso, non è questo il giornale, Gazzetta del Mezzogiorno, il titolo è Le verità nascoste di Giancaspro, non è l'altro, quello è Repubblica, Bari, poi ci occuperemo anche del titolo di Repubblica. Invece volevo soffermarmi su questo, perché c'è un aspetto sul quale ci sono state alcune reazioni. Ecco il titolo, Le verità nascoste di Giancaspro, la contabile del Bari, Antonella Indiveri, davanti ai magistrati, ha vuotato il sacco, come si suol dire, ha parlato di rimborsi facili, di parcheggi e di rapporti opachi coi tifosi. Peraltro, diciamo che l'Indivir avrebbe detto: non so che fine faranno i documenti quando il 31 luglio scadrà la gestione dello stadio. Sta salendo la tensione, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, il conto alla rovescia scorre, insomma fra 7 giorni sapremo chi si prenderà il titolo del Bari. Quindi ha messo insieme le due cose. Si parla di due argomenti in particolare dunque. Ci sarebbero stati rimborsi mensili, ci sarebbero stati, usiamo il condizionale, per migliaia di euro erogati al presidente e al direttore sportivo Sean Sogliano. Leggo testualmente quello che scrive la Gazzetta del Mezzogiorno. Strani giri di contanti drenati dai ricavi dei parcheggi e dei bar, e poi rapporti opachi con frange della tifoseria. La richiesta di fallimento nei confronti dell'FC Bari non ha esaurito l'affondo della procura, valorizzando le dichiarazioni rese dalla responsabile amministrativa della società Biancorossi. I magistrati premono sull'acceleratore e chiedono al Tribunale di destituire il Consiglio di amministrazione nominando un commissario. Temono forse che il patron Mino Giancaspro possa far sparire i documenti. Poi si entra un po' nel dettaglio, quindi si parla di questi rimborsi. Ricordiamo che peraltro nei cassetti del San Nicola sarebbe stata trovata una busta con la scritta Nero Parcheggi. E ancora di rapporti con alcune frange della tifoseria destinataria di gadget e biglietti che poi venivano regalati o finivano rivenduti, garantendo così l'assenza di contestazioni. Ripeto ancora una volta, sto leggendo l'articolo pubblicato oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Sono arrivate le risposte di due dei soggetti coinvolti, che sarebbero coinvolti, usiamo tutti i condizionali del caso in questa vicenda, il direttore sportivo Sean Sogliano, che dice:
Leggendo l'edizione odierna della Gazzetta del Mezzogiorno, ho appreso che la dottoressa Antonella Indiveri, dipendente addetta all'amministrazione del Bari, avrebbe dichiarato che avrei ricevuto compensi in contanti e non dichiarati ed avrei intrattenuto rapporti non corretti con parte della tifoseria, in ciò accomunandomi al presidente Giancaspro. Le accuse, dice Sogliano, totalmente infondate, che respingo integralmente, mi hanno lasciato esterrefatto per due motivi: perché mai, sottolineo mai, nella mia carriera ho incassato somme che non fossero il regolare frutto del mio lavoro. Inoltre, conoscendo bene la dottoressa Indiveri e la stima che reciprocamente ci riserviamo, non riesco a credere che la stessa abbia effettivamente pronunciato quelle parole. In particolare, come potrò agevolmente dimostrare, nel periodo trascorso a Bari non solo ho ricevuto unicamente le somme pattuite con il mio contratto, ma ho personalmente sostenuto ingenti spese delle quali mai ho avanzato richiesta di rimborso. Mi riferisco ai biglietti aerei, alle mie trasferte non al seguito della prima squadra, alle cene organizzate con i giocatori e con i loro procuratori, 2 anni di albergo, vitto e alloggio, e sicuramente dimentico tanti esborsi che in tutti i casi ho sempre pagato personalmente. Ho già dato mandato ai miei legali di procedere in tutte le sedi nei confronti di tutti i soggetti che fossero ritenuti responsabili a tutela del mio nome ingiustamente esposto e danneggiato da vicende alle quali sono totalmente estraneo. Queste le parole di Sogliano. Invece, rispetto alla posizione dei seguaci, dei gruppi organizzati, insieme Bulldog, seguaci della Nord, Red David e la Bari siamo noi, leggiamo il loro comunicato. In merito ai vari articoli apparsi sui quotidiani locali, Gazzetta del Mezzogiorno, viene precisato, secondo cui la tifoseria organizzata avrebbe ricevuto gadget e biglietti in cambio di tranquillità, perché questo avrebbe fatto intendere l'Endiveri, esprimiamo la nostra più totale estraneità. Se abbiamo avuto dei biglietti, ci sono arrivati secondo normativa vigente, valevole per le associazioni riconosciute, lo siamo tutte, senza scopo di lucro. Molti di noi hanno un abbonamento che risulta regolarmente pagato, quanto ai gadget abbiamo centinaia di scontrini. Con la vecchia gestione non abbiamo mai avuto rapporti di sorta, tantomeno ci siamo mai fatti condizionare dalle scelte. Basterebbe ricordare i comunicati e le azioni intraprese nel corso della stagione in cui abbiamo colpito chiunque per noi stesse sbagliando. Abbiamo sempre agito per il bene del Bari, senza mai vendere la dignità, con l'avallo della quasi totalità della tifoseria. E non ci stiamo a questo gioco al massacro, fatto di semplici lazioni finalizzate a rendere ancora più caotica una situazione già complessa in un momento dove tutta la tifoseria deve unirsi e non permettere a nessuno di metterci contro. Solo su una cosa vorrei, diciamo, intervenire: non sono illazioni, ma sono come dire, parole rese da una dipendente del Bari ai magistrati. Quindi una cosa sono le illazioni, una cosa sono le parole rese da la signora Antonella Indiveri ai magistrati, giusto per come dire, precisare come stanno le cose. Ovviamente noi non commentiamo, non vogliamo entrare nel merito di queste vicende. Io a maggior ragione ribadisco il concetto che nel futuro, nel Bari che verrà, i tifosi devono stare là, in curva, e tutte le altre componenti devono fare quello che sono chiamate a fare. Io credo che non ci si debba poi avvicinare alla società, se volete sapere la mia. Non esiste questo avvicinamento alla società. I tifosi devono stare in curva, finisce la partita, a casa. Deve essere questo per me il meccanismo. Ripeto, non voglio entrare nel merito di questa vicenda, che è una vicenda che verrà chiarita nelle sedi opportune, però proprio per evitare questi equivoci, voglio dire, è giusto che i tifosi stiano là. La partita, i colori, allo stadio, a casa, punto. Io la vedo così. Poi, Alessandro. Continua ad esserci carne al fuoco per noi, non c'è pace per questa, per la nostra squadra di calcio e per la sua tifoseria. Penso che il comunicato dei gruppi organizzati della Curva Nord e penso anche del centro coordinamento, se non sbaglio, sia abbastanza chiaro, quindi ci fidiamo assolutamente di quello che viene detto nel comunicato. Ma siamo tutti d'accordo che i tifosi personalmente devono scendere dai gradoni dello stadio e tornare a casa, giusto? E no? Ci arrivo anche a questo. Io personalmente conosco tutti e frequento tutti, perché andando in curva, andando in trasferta, ci si conosce un po' tutti, e per quanto mi riguarda non mi risulta assolutamente che ci siano state certi avvicendamenti con la società. Anzi, in momenti particolari della stagione, vedi Bari-Empoli e Venezia-Bari, quando abbiamo perso due partite in maniera abbastanza
eclatante, parte della tifoseria ha fatto sentire un po' il suo dissenso nei confronti della società, quindi magari questa cosa non è emersa, non è venuta fuori, però a me risulta anche questo, quindi non posso assolutamente credere che ci siano stati questi movimenti che abbiano messo a tacere la tifoseria. Non scherziamo assolutamente, quindi andiamo avanti e pensiamo a quello che dovrà accadere, perché attualmente non è accaduto Io però ancora credo che, nulla. ripeto ancora una volta Alessandro, per evitare certi equivoci non bisogna avere nulla a che fare, anche Ma perché Enzo, ci è sono. vietato anche è vietato anche dalle Io ho una normative mia che si opinione su abbia a che questo. Io ho una mia fare. opinione su questo. Io penso che nel caso specifico dei gruppi organizzati, un minimo di contatto per questioni organizzative sia imprescindibile, cioè è impossibile che la tifoseria più vicina alle sorti della squadra sia distaccata completamente dalla vita della squadra e della società. Questo è impossibile. Quindi per me è un decreto assolutamente fatto male, anche perché poi si va in contrapposizione, perché esistono gli SLO, che sono dei rappresentanti messi dalla società, Tra l'altro quelli del predisposti. Bari posso spendere delle parole solo di elogio, perché sono molto bravi, insomma, gli SLO al servizio del Bari, sì. Assolutamente predisposti proprio per questo tipo di rapporti, cioè questi soggetti fanno da intermediari tra la tifoseria, nella maggior parte dei casi organizzata, cioè quella che comunque segue la squadra anche fuori casa, e la società. Quindi da qui a parlare di certe cose Però ce ne ripetiamo, passa. qui non c'entrano i giornali, qui No, per i giornali carità. riportano quello che ha detto una dipendente del Bari, anche abbastanza molto accreditata, insomma, responsabile amministrativa, credo, Antonio Indive, davanti ai magistrati. Allora, 080-501-9998, credo dobbiamo andare in pausa pubblicitaria. Dopo la pausa pubblicitaria vorrei affrontare con Marcello Chiricalo un argomento molto serio, che è quello della fuga, diciamo così, dei nostri giovani, che vanno a cercare fortuna altrove perché il Bari non c'è più. A tra poco. Eccoci insieme con Bianca e Rosso TV Sport. Affrontiamo adesso il discorso dei giovani che vanno via. Lo faccio con una persona estremamente competente ed equilibrata come Marcello Chiricalo. Che deve fare oggi un ragazzo che era tesserato per il Bari? In verità, quelli che sono rimasti, perché alcuni abbiamo visto che hanno già trovato sistemazione. Sembra che insomma parecchi di questi ragazzi abbiano trovato collocazione nonostante non possono ancora firmare, in quanto non è ancora avvenuto, diciamo, il comunicato, non è uscito il comunicato ufficiale che prevede che i giocatori del Bari possono tesserarsi per altre squadre, no? Cosa consiglierei? Io in questi giorni ovviamente seguo tantissimo la tua trasmissione e anche altre. Vedo troppa esasperazione. E questo nasce secondo me da quelle che sono le aspettative spesso dei genitori e di questi ragazzi. Il consiglio che mi sento di dare è quello di aspettare e di tergiversare per quanto riguarda il futuro di questi ragazzi. Il Bari sappiamo benissimo che deve ripartire, potrà anche sicuramente Tu ripartirà gli dalla Serie D. Io direi consiglieresti anche di ripartire dagli allievi regionali, secondo me sì. Perché ti dico questo? Perché sento sempre parlare di attaccamento alla maglia, ai colori, siamo tutti per la stessa maglia, per la fede biancorossa. E credo che la dimostrazione di attaccamento viene data nei momenti di difficoltà, non nei momenti in cui le cose vanno bene. Capisco anche il fatto che magari ci siano dei ragazzi che si possono sentire frenati rimanendo a Bari. E ci sta pure che qualcosa il Bari lo possa perdere, però per quello che sta avvenendo in questi giorni, io credo anche, li chiamerei opere di sciacallaggio, sinceramente
ne rimango veramente perplesso. Chi è legittimato ad andare via? Perché qualcuno magari è giusto che vada ma via. Sai Enzo, legittimato, ci sono dei ragazzi che magari, ma io secondo il mio parere, poi parlo da, in questo momento da tecnico, che possono meritare o comunque ambire di andare in settori giovanili professionistici, io non arriverei ad un palmo di mano, secondo me. È normale che gli altri... Cioè, meno di 5 dici tu? Sì, io non arrivo a 5 elementi, ma forse sono anche di quelli tanti, che è giusto che giochino la carta. Di quelli che possano tentare di giocarsi questa carta. Che so che anche ragazzi di 13-14 anni è stato chiesto di andare a Foggia, sì, piuttosto che a Lecce, insomma, quindi devono staccarsi dalle ma famiglie, sono andare un anno fuori... delicatissime. Io ho anche rapporti con queste società e sinceramente non so se effettivamente tutto è vero, perché oggi sentiamo di tutto di più, perché ora, come ti dicevo prima, c'è sciacallaggio da parte di tutti, da gente che ruota attorno al calcio, da genitori che magari si fanno illudere anche da falsi procuratori, perché magari gli promettono chissà che cosa. E pertanto non lo so se le società anche professionistiche si possono prendere l'onere di avere ragazzini anche del 2005 che non hanno ancora compiuto 14 anni. Non penso proprio, perché lo possono prendere solo dalla loro provincia e non magari da un'altra provincia. Quindi direi di pazientare, aspettare e vedere ciò che tutti quanti ci auguriamo verrà costituito a Bari, perché io sono dell'idea che, nonostante tutto quello che noi leggiamo, lo hai detto anche prima, io credo che bisogna ripartire e non pensare più a quello che è avvenuto. Tanto ogni giorno noi leggeremo sui giornali situazioni sempre, sempre più brutte rispetto a quello che è il calcio, che è il calcio giocato. Quindi da cittadino barese, da uomo del settore, mi aspetterei di parlare di programmazioni nuove. C'è una telefonata, pronto? Enzo, ciao, buongiorno e saluti i tuoi... Ciao, buonasera. Buonasera. Niente, io dopo le notizie di oggi è come se avessero... un cadavere che ormai era già morto, lo hanno riaccoltellato per la decima volta. È una cosa proprio che lo stomaco in questo momento mi si è rimpicciolito come un bambino che deve ancora nascere. Stiamo soffrendo tutti quanti. Però io non posso ascoltare, non ricordo il nome, il tifoso. Comunque. Alessandro Rivicelli, Alessandro. Alessandro, sì. Alessandro, sì, quando dice giustamente che loro non hanno mai avuto nulla, vero, sbagliato, io non voglio entrare in merito in questo, però mi dà tremendamente fastidio che io per 45 anni ho buttato soldi per il Bari, ho buttato soldi per il Bari per le trasferte, senza avere mai niente, è giusto così che io non devo avere nulla, devo soltanto pagare di quanto sono tifoso, però non posso sentirmi dire che giustamente loro non hanno mai avuto nulla, perché ammesso che avessero ricevuto un qualcosa dalla società, non è che possono dire oggi sì è vero abbiamo ricevuto un qualcosa, o Soliano che dice io non ho mai avuto niente fuori busta, giustamente deve dire per forza questo, che non ha mai avuto nulla fuori busta. Quello che mi dà fastidio è che per l'ennesima volta ci stanno prendendo per gente con l'anello al naso, cioè noi siamo il tifoso barese è il tifoso con l'anello al naso, cioè siamo degli schiavi che non... Grazie per il tuo intervento, però ripeto, non dobbiamo sostituirci noi ai giudici, non siamo i depositari della verità, cioè ci sono delle accuse, o meglio ci sono delle testimonianze, delle cose dette che vanno adesso verificate, insomma, non è già una condanna, voglio dire, è un dubbio, un sospetto avanzato da una dipendente del Bari, quindi non siamo noi a dover diciamo emettere una sentenza. Diciamo che io mi limito a dire, ripeto, che ognuno faccia il suo, questa è la mia sensazione, che diciamo quando una società fallisce, quando una squadra di calcio finisce come è finito il Bari, probabilmente, lo ripeto ancora una volta, in molti hanno giocato fuori ruolo o addirittura non hanno giocato. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Volevo farvi leggere anche il pezzo di Repubblica oggi a proposito del Bari, quello di prima,
facciamo il contrario, questa è la Gazzetta, ecco qua Repubblica. Bari, la procura dice fermate Giancaspro, la magistratura teme che milioni di euro vengano distratti dai conti e chiede la revoca del presidente. Questo è il pezzo di Repubblica, che poi di taglio basso fa riferimento a quattro in corsa, ma una cordata schiera un nome forte, insomma pare che accanto a Radrizzani Napoli ci sia un robusto partner finanziario. Ricordiamo che De Caro deve scegliere entro il 27, quindi insomma manca ancora qualche giorno, speriamo di finire nelle mani migliori, ma al di là delle mani migliori deve cambiare proprio il sistema intorno al Bari, altrimenti siamo punto e a capo. 080-501-9998 per i vostri interventi in diretta. Alessandro, sì, prendiamo la telefonata, pronto? Pronto, ciao Enzo, buonasera agli ospiti in studio. Ciao, ciao. Buonasera. A parte, volevo esprimerti anche il dolore di padre Nicola della Madonna della Grotta, che devo dire che in questo momento soffre tantissimo per questo benedetto Bari. E infatti, salutacelo, infatti, sì, sì. Sì, grazie, sicuramente. Senti, per quanto mi riguarda, volevo dire che praticamente la gestione del Bari era in mano a un lettofante, perché la dipendente che ha fatto quelle dichiarazioni non è una dipendente qualunque, cioè praticamente era la responsabile dei servizi amministrativi, quindi diciamo che un po' gestiva i flussi di denaro della società sportiva Bari. Sì. Ma la cosa diciamo che mi lascia più basito, ma il consiglio di amministrazione che aveva un ruolo di controllo, che cosa ha fatto in questi anni? Cioè noi avevamo un CDA che, voglio dire, se voi vi fate, visto che viene spesso il dottor Acerturo nei vostri studi, vi fa spiegare qual è il ruolo del CDA. Cioè loro avevano l'indirizzo amministrativo della società, come facevano a non sapere la situazione del club era in questa situazione? Questo mi sembra un giusto quesito, devo dirti la verità, insomma un CDA non può non conoscere esattamente l'indirizzo, quello che sta accadendo. Poi vi prego in questo momento di evitare anche parole tipo Restofante o Compagnia Bella, perché noi non siamo nessuno in questo momento per poter dire questo. So soltanto che Giancaspro ha ammazzato il Bari, e questo è un altro discorso. Poi le aggettivazioni lasciamole fare ad altri, e devo dire che il dato di fatto è questo. 080-501-9998 per le vostre telefonate in diretta. Penso io ci sì. Tengo a precisare che sono qui in veste di tifoso, non rappresento ufficialmente nessun gruppo organizzato, assolutamente, quindi parlo da tifoso e da persona vicina alle vicende della nostra squadra di calcio, in particolare del tifo, perché vivo ancora il tifo in maniera molto attiva, seguendo la squadra sia in casa che fuori. Quindi parlo da tifoso e non da rappresentante di gruppi organizzati. Quindi per rispondere al tifoso che ha chiamato prima, io penso che dobbiamo anche noi smetterla di essere troppo critici nei confronti di tutto e tutti. Mi rendo conto che non abbiamo mai pace e ogni tot periodo viene fuori qualcosa che mette tutti in difficoltà e mette tutti in confusione. Però, come è accaduto anche nel caso del calcio scommesse, dove tre persone della tifoseria sono state immischiate in maniera molto, molto dubbia, ancora oggi qualcuno dice che i tifosi si sono vendute le partite, però da indagini, il processo non è ancora chiuso, però le indagini sono chiuse, non è mai emerso che i tre tifosi si sono venduti le partite, non c'è nulla che dimostra che quei tre tifosi, amici tifosi, si sono venduti le partite. Quindi la dobbiamo smettere di parlare su cose che non sono assolutamente confermate. Andiamo in pausa, c'è una telefonata, prendiamo la telefonata, pronto?
Pronto? Eccoci, ciao. Sì. Pronto? Vai, vai. Buongiorno a tutti, ciao Enzo e saluto i tuoi ospiti. Ciao, ciao, buonasera. Ciao. A prescindere che abbiamo il morale sotto i piedi, tutti quanti. Io che ho quasi 70 anni, Leonardo da Trigiano, sì. Non puoi immaginare. Però in tutto questo marasma vorrei aggiungere una cosa. Vai. E cioè, qui a Bari c'è un ragazzo che viene dall'altra parte del mondo, Federico Andrade. Da ripartire, sì, da questo ragazzo che ha sentimenti parecchi. Invitalo per favore, grazie. Grazie, l'avrei voluto invitare, però pare che sia tornato in Argentina. Fino all'altro giorno si allenava sul lungomare. Sì, abbiamo bisogno anche di esempi di questo tipo, di gente che, insomma, Andrade è stato veramente l'ultimo ad arrendersi, perché ho sentito un'intervista fatta da José Monno nelle scorse ore e lui ha detto: io voglio capire esattamente che fine fa il Bari, perché è ancora crede di poter giocare con questa maglia. Noi effettivamente abbiamo bisogno di esempi di questo genere. Andiamo in pausa pubblicitaria e poi Marcello Chiricallo ci spiega che cos'è la Serie D. Eccoci insieme con i Bianchi e Rosso di Sport, arrivano le vostre domande, le vostre riflessioni sulle pagine Facebook del TV Sport e di Telebari. Domenico scrive: secondo voi con una nuova società ed un progetto serio qualche giocatore potrebbe rimanere? Tutto può accadere, però deve rinunciare a parecchio il giocatore che resta, perché siamo in Serie D. Paolo: spero che nel nuovo Bari ci sia spazio per la baresità. Apre una porta aperta. Sfondi una porta aperta. Giuseppe: i baresi vanno via, gli stranieri restano legati alla città, vedi Andrade. Questa è la riflessione di Giuseppe. Nino: la genuinità e la trasparenza di Andrade sono gli elementi su cui poter ripartire, quindi un plebiscito rispetto ad Andrade. Poi Federico: Enzo, se dici tifosi dopo la partita a casa, che senso ha parlare dell'azionariato popolare? È diverso, una cosa è una situazione non strutturata di curva e un'altra cosa invece è una cosa strutturata all'interno di uno statuto che prevede la presenza di un tifoso rappresentante dell'azionato popolare. Lì sono d'accordo, un tifoso rappresentante dell'azionato popolare, perché no, potrebbe stare nel CDA. So che non sei d'accordo su questo, sbaglio. Per me i tifosi devono fare i tifosi, è chiaro che poi se c'è la possibilità... Però in questo caso il tifoso azionato popolare, quindi il tifoso che diventa sostenitore della società è diverso. Ovviamente è un altro discorso in cui io sinceramente non credo. Però poi magari questa città iniziasse a stupirmi, e anche la tifoseria. Però io penso che una proprietà non possa dare assolutamente la possibilità a un tifoso di essere presente nel consiglio di amministrazione, a meno che, e su quello sarei d'accordo, delle figure competenti che hanno dei ruoli specifici e quindi vengono assunti e lavorano per la società, e che siano baresi, che ben vengano, ma parliamo di gente che ha delle competenze sportive, che ha delle competenze di marketing, livelli, profilo per che ha delle competenze... Perché ora parliamo di dirigente praticamente, quindi un profilo da dirigente. Su questo sono d'accordo, però, ma del tifoso nel consiglio di amministrazione... Sai cosa è diverso? Mentre attualmente non c'è con quali criteri un tifoso sta nel consiglio di amministrazione? Scusate. Bisogna scegliere un tifoso degno di essere un dirigente. Sì, ma devi avere delle competenze. Non puoi stare seduto a un tavolo. Qua parliamo di una cosa diversa. Nel momento in cui fai l'azionariato popolare, tu diventi effettivamente il sostenitore, socio. Questo della è un altro discorso. È diverso rispetto ad oggi o rispetto a ieri. Sarebbe fantastico, però. Io sono per io sono, la figura. Sono scettico in questo, io da parte dei baresi, però magari. Io sono per la figura in un discorso strutturato intorno alla Nazionale Popolare. Io sono per la figura all'interno del CDA. Siamo pronti. Non so se siamo pronti. Però prepariamo. Però all'inizio magari ci può stare. C'è una telefonata, pronto? Buonasera, sono Saverio da Bari. Ciao Saverio. Volevo riallacciarmi al discorso che faceva poc'anzi Mister Chiricallo, sì, in merito al discorso del settore giovanile. Premesso, io purtroppo non sono un tifoso, ma sono un barese. Sì. Si parla di saccheggio, qui invece sta succedendo fuga, perché chi si sta fregando le mani probabilmente sono, come diceva o ha fatto intendere il Mister Chiricallo, eventuali o presunti procuratori e genitori. Perché fino a qualche tempo fa si diceva, fino a un mese fa, no, mio figlio gioca nel Bari, così, colà. Ora si sta vedendo quello che sta
succedendo, nel senso il Varese è ipocrita. Questo è il mio pensiero. Grazie e buonasera. Certo. Io non utilizzerei magari il termine ipocrita, dico che le aspettative secondo me da parte dei genitori e dei ragazzi secondo me sono superiori a quelle che sono le effettive qualità dei propri figli. E, come ti dicevo prima, se devo entrare nell'ambito proprio tecnico, ti ho detto qual è il mio pensiero a riguardo attualmente dei ragazzi del settore giovanile del Bari. Cioè io, al di là di 4-5 ragazzi che possono ambire in settori giovanili, ovviamente qualificati, e parliamo di società importanti. Di ragazzi che potrebbero fare da grandi calciatori, questo mi sembra di capire. Che possono avere delle qualità, chance. Qualche chance, perché per gli altri io devo dire la verità, ritengo che forse il percorso che stavano avendo a Bari sicuramente era migliore. Era il più corretto. Ma d'altronde parlano i fatti, cioè il Bari negli ultimi 4, 5, 6 anni, non mi ricordo tanti giocatori che sono riusciti ad arrivare a giocare col Bari. Anzi, paradossalmente, soprattutto per le fasce di età più alte, sì. La Serie D è un'opportunità. Credo proprio. Perché servono, credo proprio, gli under, servono, giusto? Servono 4, un campionato piuttosto particolare. Anzi, potrebbero fare la differenza anche. Prevede l'obbligo di utilizzo di 4 under. Quest'anno sarà un 98, 2,99 e un 2000. Quindi perciò nell'organico, almeno io ho fatto per anni l'allenatore in interregionali, dovresti avere almeno 10 ragazzi che abbiano delle buone qualità, e se li riesci a trovare pari ruolo ancora meglio, perché nel momento in cui strutturi una squadra, l'allenatore, per non effettuare troppi cambi, gioca ruolo su ruolo. Okay. E il Bari, secondo me, tra la primavera, i ragazzi che venivano anche dall'Under 17, sicuramente ha dei ragazzi che possono figurare in interregionale. Bene, in Serie D. Peraltro, curioso fino a un certo punto, è che la squadra che sta prendendo più ragazzi del Bari è proprio Lecce, perché il responsabile del settore giovanile del Bari lo scorso anno, Del Vecchio, è diventato responsabile del Lecce, e qui leggo tanti nomi, dagli Under 17 vanno via Pierno a Lecce, i centrali Monterisi e Gagliardi, il Giolli la Raspate, il regista Maselli e il trequartista Nannola, quindi l'ossatura del gruppo 2001. Poi c'è scritto sulla Gazzetta dello Sport, leggo qui il pezzo di Onofre Dellino, verso il giallorosso anche l'attaccante Massari, il centrocampista La Macchia e il centrale La Cassia, in evidenza con i 2002 di Claudio De Luca. Insomma, questi sono alcuni dei nomi che potrebbero vestire la maglia del Lecce. Usiamo ancora il condizionale, potrebbero per quello che ti ho detto. Le voci sono effettivamente sono queste. Io ribadisco quello che è il mio pensiero, Vince, Enzo, ed è quello che in un momento così di difficoltà, dove il Bari deve ripartire, può ripartire proprio, come si diceva prima, dalla baresità. Credo che proprio i ragazzi dovevano dimostrare questo attaccamento, ma non le direi manco i ragazzi, direi proprio i genitori, visto che dicono tutti che sono tifosi, no? del nostro Bari, questo attaccamento a questa società che verrà. E come hai ben detto, avrebbero avuto la possibilità magari di emergere nella squadra della propria città. Però purtroppo il calcio è fatto anche di queste cose, ci sta pure che di quel Lecce o comunque le altre società ambiscono a prendere dei ragazzi che magari possono stare nel loro settore giovanile. 080 501 9998 per le vostre telefonate in diretta su Telebari e Radio Bari. Intanto mi ha telefonato in forma privata un responsabile della squadra di football americano di Bari. In verità mi aveva mandato dei messaggi anche il mio amico, che invece è un dirigente della squadra di rugby, e dice: vabbè, tu fai la campagna il Bari della Vittoria, noi dove andiamo a giocare, perché in questo momento la palla ovale trova spazio della Vittoria. Me ne rendo conto, è chiaro che io parlo di calcio soprattutto, e ritengo che sia una bestemmia che il Bari vada a giocare al San Nicola alla Serie D. Hanno ragione anche quelli della palla ovale, perché nel frattempo c'è un progetto che riguarda un impianto a Catino, che dovrebbe essere la casa degli sport con la palla ovale, che però deve ancora partire, quindi ci vorrà del tempo. Da qui emerge la carenza. Voi avete ragione, a livello sportivo. Avete ragione. Io ho pensato in quel momento da tifoso e ho detto: per me è giusto che si vada a giocare al della Vittoria, perché non potrebbe essere altrimenti addirittura. Però mi rendo conto delle vostre esigenze. C'è un'altra telefonata, pronto?
Ciao Enzo, Renato. Ciao Renato, ciao. Ciao, senti, due considerazioni. La prima è che io auguro alla nuova dirigenza di avere il coraggio nel momento in cui capiscono che ci sono dei problemi di chiedere aiuto in tempo, perché forse oggi questa situazione poteva essere evitata se avessero avuto il coraggio anche forse 15-20 giorni prima della scadenza di chiedere aiuto al sindaco, di ammettere la situazione, sicuramente non saremmo arrivati a questa catastrofe. La seconda invece considerazione, io sono invece d'accordo per continuare con lo stadio San Nicola. Perché? Perché tutti devono capire che è solo un momento, noi ci meritiamo molto di più. E quindi saranno forse 1-2 anni, ma noi dobbiamo risalire immediatamente. Saranno contenti gli amici del rugby. Sarà forse il problema di come riempire lo stadio? Eh beh, come li riempi? Io dico una cosa, lo dico da non tifoso. Sì. Io non sono andato neanche una volta quest'anno allo stadio, ma l'anno scorso sono andato quasi ad ogni partita in casa. Perché? Perché mio figlio frequenta una scuola calcio ed era affiliato col Bari. Io che non voglio andare in curva, andavo io e mio figlio in tribuna pagavamo 10 euro io, 1 euro il bambino. L'euro il bambino neanche lo pagava il... Va bene. Poi c'è stata, ricoloriamo la curva, ricordo. Dove tutte le scuole erano invitate. Quindi la nuova direzione, secondo me, deve prendere in considerazione questo per riempire il nuovo stadio. Ce ne vuole. Grazie per il tuo intervento. Chiedo alla regia un minuto nel quale un esperto del campionato di Serie D, quanti campionati di allenatore in Serie D? Beh, ne ho fatti 5. Che campionato è la D? Ho detto, è un campionato difficile perché c'è una sola squadra che vince e nel momento in cui bisogna assemblare la squadra bisogna stare attenti, partire secondo me dai giovani, non sbagliare i giovani perché fanno la differenza, perché ne giocano 4 titolari e eventuali sostituti devono comunque entrare al posto di questi ragazzi. Credo che, se mi permette di dare un consiglio, è quello di fare una squadra con gente che abbia un valore tecnico superiore alla categoria, ma gente molto caratteriale, perché poi dipenderà dal girone che si andrà a fare. Io li conosco abbastanza. Qual è il girone? Si prevede che il Bari debba fare il girone dove ci sono le campane. Ah. E quindi tra il mix tra le campane e le pugliesi, devo dire la verità che è un campionato abbastanza... Io speravo più l'altro girone, quello dove stanno le squadre anche adriatiche, io, anche gli abruzzesi, io spererei che il Bari vada in quel tipo, ma perché ci sono degli ambienti leggermente più, diciamo, più tranquilli rispetto agli altri, quindi ci vuole un allenatore capace della categoria, non farsi prendere dai nomi, perché i nomi non porteranno sicuramente risultati. E prendo spunto da quello che ha detto ieri il direttore Perinetti, bisogna avere tantissima umiltà, perché è un campionato difficile, perché se ci si insabbia in quel campionato poi è difficile risalire. E il Bari parte in ritardo, però secondo me ci sono ancora i tempi per poter costruire una squadra con tutti i crismi, come hai detto tu, se si riesce anche a convincere qualche giocatore, che però si deve calare in quella che è la realtà. C'è un conto è giocare in casa, magari sarà stadio della Vittoria o San Nicola, però magari fuori casa trovi degli ambienti differenti, dei campi, sì, non è più come prima, diciamo, però, come 20 anni fa quando pure io giocavo. Però è normale che però devi, per gli altri affrontare il Bari sarà un evento, siccome sarà un evento, ti devi saper adattare alla categoria, infatti, e soprattutto avere questi giocatori caratteriali. Grazie a Marcello Chiricallo, grazie ad Alessandro De Biceglia, a domani con Bianca Rosso di Sport. Ciao.